Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video di Clash Royale. Oggi andremo a fare delle nuove partite sull'evento Corsa a Lugo. Devo subito migliorare la palla di fuoco per... Allora, andiamo... epica gratis. Speriamo che non ci dà il principe. Solo di drago. È buono. Solo di drago. Allora, io lo metterei al posto degli sgherri, perché non li uso molto gli sgherri. Quindi andiamoli a mettere subito. Questa la sblocchiamo. Poi c'è un'altra carta, questa miglioriamo, prendo questa di euro. Allora, andiamo a fare la prima partita. Ragazzi, io non gioco molto a Clash Royale, gioco solo quando devo registrare, altrimenti non gioco. Ragazzi, c'è una bella volontà qui per fermare il tutto. Vantaggio lui, vabbè, adesso facciamo la tecnica gigante cavaliere principe. Ok, il suo gigante va di là, quindi io metto questo e questo e ho la freccia pronta con la invocazione. Ok, gli sgherri li dovevo mettere, cavolo. Beh, non è una bella cosa. Ok, ci prendo la torre. Vediamo già un po' di ore. Andiamo anche un cavaliere degli arcieri per difendere qui e delle frecce qua. Allora, ci stanno facendo pure l'altra torre, quindi attacchiamo subito. Ok, va, mi sono bene, fatto bene a mettere il... Dai, toccatela, mi dice il forte. Mettiamo la stessa tecnica, no, ci dobbiamo difendere da questa parte. Allora ci mettiamo un bel rock, ci mettiamo... Difenderci, mi devo anche attaccare due draghetti. Due torri. Tutti questo. No, mi sono grande, sì, abbiamo vinto una partita vinta. Ok ragazzi, ci andiamo a fare subito
Un'altra partita per togliere o sbloccare il baule della corona. Devo fare almeno una torre di 5 torri sul baule della corona. Andiamo qui con un cattivo di gigante. Lo scherzo che si prendono questi, tanti giganti che non li puoi attaccare, tanti goblin che non li siamo in vantaggio noi, quindi già ancora toccato le torri, non mettiamo un drago a prendere tecnica. No, non usiamo nessuna tecnica, aspettiamo che gli attacchi. Ok, ho messo il principe, quindi lo metto subito in cogliere dietro. Faccio qui in mezzo così faccio un po' di mezzo e questo è il questo perché è molto molto bello. Ok, adesso mettiamo subito il principe. Ok ragazzi, abbiamo il baule della comuna. Apriamo il baule della comuna, 453 di oro per il potenziamento, 2 gemme. Ho sbloccato i goblin angeli del numero 11 cavalieri, degli sgherri, 14 sgherri, 5 pale di fuoco che possiamo liberarla. Porta di sgherri, il baule della corona, grande. Abbiamo sbloccato 2 carte in una chest, però io l'orda di sgherri la voglio usare, quindi la metto al posto delle frecce che non uso mai, cioè non uso poco le frecce. Questa qui è la mia carta preferita, mi ricordo che la usavo sempre io questa. Sì, diciamo che va bene, ce ne va a fare l'ultima partita con questo con l'ultima partita del video e poi basta. Sì, perché dovete sapere che quando lo sapete che va bene comunque cioè quando finiscono gli slot dei bauli non venga più, cioè non li potete più archiviare, voi aspettate il suo attacco perché è un cavaliere qui.
No, ho sbagliato le unghie di scheletro. Cavolo, vabbè. Mettiamo il draghetto qua. Anche se dovremmo mettere un guarda. Questo è un attimo. Ok, adesso prendo il blocco. Ok, ragazzi, dovremmo aver fatto una cosa prima di vedere. Ok, per dire, la cosa mi sono messo a vedere. Come questo da aiutare? No, cavolo, c'è un cavolo di cavolo davanti qui. Cavolo, ci stai venendo un'altra torre? Questa la prendiamo. Facciamo un attacco di risposte. No, non vediamo questo. Questo si va bene. No, perché sei là? Perché? Vabbè, con questo... Perfetto. Vi dico che per questo video è tutto. Ci vediamo in un prossimo video. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti.